Credo che questo video sarà molto corto perché di cose da dire obiettivamente oggi ce ne sono davvero poche, se non due molto importanti. Questa mattina, uscito dal lavoro per la pausa pranzo, incontro una persona unta dal Signore. Una di queste persone che ha fatto due battesimi, ben due battesimi, e questa persona si pavoneggiava come stesse ancora bene, lui stesse benissimo e che anche tutti gli altri dovevano farsi fare l'unzione dal Signore. Inutili le esortazioni a dirgli: guarda che l'unzione del Signore può avere delle ripercussioni subito, ma può anche rimanere latente nel tuo corpo fino a che un giorno non si sveglia. Inutile dirgli questo, a inveirmi contro, a parlarmi del fatto che anche il Papa avesse detto che l'unzione era necessaria, che lo avesse detto il capo dello Stato, che lo avesse detto il capo del Consiglio dei Ministri, che lo avessero detto un po' tutti, lo avessero detto anche attori, presentatori, cantanti, ballerine, giornalisti, sportivi. Inutile, inutile, inutile dirgli che forse dal basso della sua ignoranza, dal basso della sua poca istruzione, ma poca nel senso proprio, veramente una persona molto poco istruita, che non sa parlare, non sa mettere, non sa coniugare i verbi, non sa mettere insieme delle frasi. Una persona di quelle che davvero dici: ma cosa hai fatto nella vita? È soltanto utilizzato la zappa? Questa persona è inutile, inutile starci a dialogare perché tanto non voleva sentire ragioni. La cosa bella è stata questa, che successivamente ho incontrato un mio carissimo amico che sinceramente non volevo neanche fermarmi a parlare perché era tardi, ero stanco da lavoro, volevo un attimo andarmi a rilassare un secondo. E questo amico mi fa: no, 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 vieni un attimo, no, 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 devi venire assolutamente, vieni, vieni, vieni. E mi fa conoscere una donna che io già conoscevo, ma soltanto di vista. E lui mi fa: guarda, Katia vuole dirti una cosa. Dico: vabbè, sentiamo. Questa signora Katia mi ha raccontato di come la figlia avesse ricevuto l'unzione divina e la prima unzione è andata tranquillamente, perfettamente, senza alcuna cosa successiva. Alla seconda unzione, invece, questa ragazza ha cominciato ad avere gravi disturbi, mal di testa fortissimi, ha avuto perdite di sangue sia dalle parti intime che dal naso, ha avuto dei capillari scoppiati sulle gambe, sulle braccia, in parti del corpo. Mi ha raccontato la signora, che era la madre, di tantissime controindicazioni dovute alla sacra benedizione. E non vi dico perché non posso dirlo qui, ma comunque non posso neanche riportarlo, perché il vero problema per alcune persone che hanno obbligato a fare qualcosa non saranno
quelli che ad oggi non vogliono, non hanno voluto, non vogliono farlo. Saranno proprio quelle persone che a seguito di questa cosa qui avranno avuto delle gravi ripercussioni, dei gravi dolori, delle gravi controindicazioni, e in questo momento cominciano ad essere nervostenici. Ecco, se io dovessi definire questa signora con cui ho parlato oggi pochissimo, perché torno a ripetere, ero stanco e me ne volevo andare a casa, questa persona era nervostenica e aveva una paura matta per la salute di sua figlia, tant'è che ha detto delle frasi veramente forti, veramente arrabbiate nei confronti di chi l'ha in qualche modo raggirata per andare a battesimo, e proprio per questo lei, in caso di conseguenze peggiori, sarà una bestia forsennata. Capisco che ci sono delle parole, delle frasi che si dicono in certe situazioni di rabbia, ma vi assicuro che ci sono persone realmente arrabbiate, realmente furiose, realmente furibonde, realmente nervosteniche, che io credo che quando saranno una discreta quantità faranno davvero dei gesti molto, ma molto forti, fortissimi. Faranno dei gesti fortissimi. Cosa dire? Per la legge di a ogni azione corrisponde una reazione, devo dire che ad oggi sono contento, mi fa piacere, perché nonostante io abbia parlato questa mattina con questa persona così convinta, così sicura di quello che neanche chi glielo ha dato era così sicuro, a questa azione corrisposta una reazione davvero uguale, contraria e forse anche doppia. È una cosa importantissima, è una cosa che ci sta dicendo che qualcosa è cambiato, qualcosa non è più come prima. Non c'è più un pensiero unico, non c'è più il tavolo piatto del mare, ma cominciano ad alzarsi delle onde. Cominciano ad alzarsi delle onde che all'inizio sono piccole onde, poi diventeranno, quello che credo io, dei grandi tsunami. Ed è importantissima questa cosa, importantissima, perché tutto sta volgendo a conclusione e le conclusioni non saranno quelle che pensavano alcuni. Ciao a tutti, a domani, e mi raccomando, domani sapete cosa? Vi saluto, ciao a tutti.